Allora, mh, più o meno molti di voi eh, ci conosciamo, mi, però è bene che magari ho visto che invece alcune persone non conosco, io qui ho fatto un po', parleremo appunto dei daziaro, ma prima di parlare dei daziaro ovviamente illustriamo un po' gli aspetti generali, no? de, de, dei tesini, di questa storia, di questa epopea del... Dell'ambulantato di cui sapete, eh, delle stampe dell'ambulantato di cui sapete a Pieve c'è, eh, no, vicino a Casa De Gasperi c'è un bel museo che chi non l'avesse visitato è pregato veramente perché vale la pena, vale, vale il prezzo, vale il biglietto e anche qualcosa di più, perché è molto ben curato. E quello che non dico questa sera, che ovviamente non può essere detto tutto, lì trovate veramente la possibilità di approfondire. Allora, diciamo che. Eh, la storia di Tesini è una storia antica, insomma, più o meno eh, sappiamo tutti dov'è, è una valle eh, teoricamente abbastanza isolata, anche se appunto probabilmente in epoca romana e pre-romana ha avuto, una pre ha avuto una certa, eh, come dire, un insediamento importante come quelle che vedete qui, no? i pastori ancora del IV-V secolo a.C., e quindi è sempre stata una zona di, di transito, ma per la cacciagione eh, stagionale. E poi, eh, sono, mh, che ha avuto una storia anche molto importante nel Medioevo, I, 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 il tesino, così come la vasciugana, abitava nell nel, nella sfera di influenza dei Feltre e Feltre era una delle città più forse una delle città più, più importanti anche per Venezia per la fornitura di lana e la lana sappiamo insomma Pecus, Pecunia eccetera era una cosa molto importante all'epoca e questi pascoli, i nostri pascoli i nostri pascoli Lagorai erano ovviamente evocati a queste, tant'è che appunto i tesini vengono nominati come i pastori per l'eccellenza ad esempio in un'opera letteraria del XV secolo che è il Baldus di Teofilo Ottolengo no? dicono i, i famosi pastori tesini, quindi hanno allora, in questa operazione di pastorizia, che sostanzialmente è un andare su e giù dalle montagne e verso il mare a periodi alterni, a periodi stagionali, eh, ovviamente eh, fa dei tesini eh, degli abili conoscitori del territorio, cosa che in, in epoca di eh, assenza di Google Maps o cose di questo genere faceva, non era così di me, o di cartine. Non era così di immediata soluzione. E quindi in questo eh, commercio, in questi transiti, eh, si arricchiscono di alcune mercanzie come quelle appunto eh, delle pietre focaie verso la, la fine del Medioevo, nel, nel Basso Medioevo. Qui vedete Palazzo Gallo che appunto è stata una famiglia molto importante a questo punto di vista. Eh, L'incontro diciamo, più importante per quanto riguarda la nostra storia di stampe è quella che i tesini fanno con i remondini. I remondini sono per la Repubblica, ovviamente Venezia è, sappiamo, è una delle, anzi la città forse più fortunata dal punto di vista, almeno la città italiana più fortunata dal punto di vista delle stampe per, una, per la sua storia anche politica. E i remondini, che sono una famiglia padovana che poi ovviamente diventano, grazie anche ai soldi, una famiglia noiliare veneziana, eh, aprono a Bassano un, una, una tipografia e poi anche delle cartiere, eccetera, eccetera, che impiega anche fino a 2000 persone, tanto per dire la dimensione dei remondini. I remondini hanno bisogno di penetrare dei mercati e utilizzano i tesini. No? che ovviamente percorrono no? verso Chioggia, verso Sanstino, verso Mantova, no? con le loro pecore, si imbattono in remondini e usano i remondini come commessi viaggiatori, cioè usano i tesini come commessi viaggiatori, soprattutto eh, per il mercato diciamo, del centro Europa, per il mercato diciamo così, tedesco, no. i tesini sono dall'inizio del mille come tutti noi, insomma, sudditi in qualche maniera, diciamo così, chiamiamoli Asburgo in senso lato, comunque dei tirolesi, eccetera, che gravitano nel mondo, diciamo così, mittel europeo e germanico e quindi hanno facilità di approdare mercati diversi. Quindi insomma è un po' come quando utilizziamo dei commessi viaggiatori in America adesso piuttosto che eh, in altre zone. Quindi eh, i tesini fanno questa attività, fanno attività eh, che viene chiamata ovviamente... I Cromeri, insomma, per il gergo tesino, se pensano che sono i perteganti, no? questo è il nome che si danno. E sono i perteganti con la casella. Con la casella sono di varie tipi. Qui vedete, ad esempio qui vedete una di stampe, questa è una originale, una delle ultime. Credo ce l'abbia fornita il dottor Buffa, se non ricordo male. Ma c'erano anche mercanzie eh, di vario genere. Ovviamente le stampe sono uno dei prodotti che vengono commercializzati, ma in realtà ci sono prodotti. Ovviamente i prodotti. Sono quelli che noi oggi chiameremo dal punto di vista di marketing ad alto valore aggiunto, cioè è inutile portare in giro cose che pesano tanto e rendono poco, ma cose che pesano poco e poco ingombranti e che rendono eh, tanto, no, quindi, ad esempio, eh, l'ottica, o comunque tutto il discorso delle mercerie, no, le forbici, eccetera, eccetera. Eh, questa attività dura, diciamo come vedremo, finisce, alcuni, a seconda della tipologia del prodotto, insomma, i mercati finiscono, si esauriscono in periodi diversi. Vedremo poi nel dettaglio quello delle stampe. Mm, ad esempio, quello delle stampe, ad esempio, questa è una foto in bianco e nero, perché è una foto in bianco e nero, ma voi immaginate che quelle, le conosciamo tutti, sono le Santi e le Madonne, no? che c'erano magari dietro i letti delle nonne. Questa è una foto del 1929 a Orléans, quindi sostanzialmente nei... Paraggi di Parigi, nella Francia eh, centrale, e queste due persone, fra l'altro uno forse qualcuno che ha, la, che ha la mia età o di più che, che ha frequentato il tesino, l'ha conosciuto, e uno è Pinato, insomma uno, e, e questi sono fuori dalla cattedrale di Orléans nel 1929. Questo, ad esempio, anche queste sono due foto interessanti, quello, quello sopra in alto a sinistra è il nonno di Paolo, eh, bibliotecario di Casteltesino, Paolo sordo, se vedete è il Cavelli e compagni. E eh, 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 Ricci, eccetera. Quella piccola è la Bertilla, eh, no? la mamma, appunto di Paolo. E, e qui sono in Valtellina, diciamo quando ormai le cose stanno finendo. Fra la, a cavallo della seconda guerra mondiale, ormai le cose eh, per questo tipo di attività eh, stanno andando a morire. Qui avete un'altra foto, vedete di altri, altri. Queste foto le trovate sempre al museo. No? Questo anche è molto interessante, questa volta si viene sgranato un po'. Uno è Busare, eh, Mascarello, uno è il tassista e uno è Marcellino. Insomma, Qui sono anche sempre in, in, diciamo in territorio italiano, ecco, perché ovviamente c'erano. a un certo punto ci sono 500, fra i 500 e i 600 licenze di commercio, quindi praticamente una per ogni famiglia. Non è che tutti andassero in Russia, ovviamente, non è che tutti andassero all'estero. Molti avevano dei giri molto più ristretti, stagionali, altri avevano mercati più significativi. Eh, altro genere di prodotto, ad esempio, che potete trovare eh, al museo è questo: no? forse questo se lo ricordiamo tutti, sono le, le medagliette delle, delle cresime delle comunioni che, fino a qualche decennio fa, no? ad esempio, il papà di Giambattista, Flavio, ad esempio, tanto per dire uno che forse è abbastanza conosciuto, per qualcuno della, appunto, della, della mia età e anche di più, eh, vendeva nelle varie fiere. Eh, e qui adesso iniziamo a, a fare alcuni discorsi eh, diciamo specifici anche di, di commercio. Allora, tanto per spiegare, prima ho fatto dei numeri, ho detto 500 rotte licenze di eh, ambulantato, perché ci voleva la licenza ovviamente in periodo no, eh, asburgico, ci voleva una licenza per commerciare. E quindi, uno ogni le licenze ovviamente erano di, di ambulantato, ma ci sono quelli che fanno fortuna, Uh, aprono anche dei negozi. Ovviamente chi si spinge più lontano ha bisogno anche dei punti di riferimento. Magari non sono proprio negozi, 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 sono negozi spaccio, sono negozi deposito, però non è che uno va in Germania e torna indietro con una cassella, ha bisogno di magazzini, ha bisogno di, organi di organizzare no, la produzione dal punto di vista commerciale. E questo è anche interessante questo aspetto dal punto di vista sociologico e commerciale della storia di Tesini. Um, questi sono i negozi, questa è grazie alla ricerca che ha fatto un libro famosissimo, insomma quello di Elda, di Elda Fietta, con la cassetta in spala, e questo è il primo diciamo, studio uh, sulla, uh, uh, sul commercio uh, tesino. Apro una parentesi: eh, ovviamente, i tesini sono stati forse quelli il numero maggiore, quelli che ovviamente erano spinti con più forza a, a integrare un reddito di una montagna che ovviamente al di là del legname, che forse era, e delle pecore, ma dal punto di vista agricolo ovviamente eh, lasciava un po' a desiderare. Quindi i tesini sono i più numerosi, ma non sono gli unici. Come vedremo dopo, magari lo ricordo, ma intanto lo dico adesso, uno del, eh, Danziaro stesso prende in affitto il negozio dal Trozzo di Borgo, i suoi amici che citano in questo documento, che poi ricorderò. Eh, sono di ospedaletto adesso, poi c'è un, uno Zanghelini, mi pare, di, di, che poi muore fra, insomma, durante i, i 12 anni di, di, di questi documenti che sono pervenuti, eh, di Samone e quindi ci sono insomma, tutta una serie di, di, di personaggi che ovviamente interessano più o meno tutta la Valsugana. Eh, non a caso, ecco, a proposito, qui a Strigno, eh, nei primi Novecento è testimoniata l'ultima compagnia dei, degli ambulanti, degli ambulanti di, di, eh, de, che è ancora registrata, credo sia stata l'ultima a chiudere, almeno ai documenti che, che si hanno. Ecco, questa per dire: ecco, facciamo due osservazioni. Questi sono i, i negozi che si sapevano esserci all'epoca della ricerca di Elda, che che è di circa 40 anni fa. Adesso ce ne sono molti di più, nel museo ogni tanto si stanno aggiungendo altri tasselli perché ovviamente emergono anche altri studi. Nel 2006, ad esempio, proprio a Villa d'Aziano abbiamo fatto il primo convegno internazionale sulla um, trade, and, um, distribution of, uh, popular, cioè distribuzione delle stampe popolari. In questo convegno sono intervenuti 30 studiosi, direttori di musei, eh, di università, da San Paolo al Brasile alla Russia, dalla Svezia all'Inghilterra, dalla Francia, eccetera, eccetera, e, e questi hanno messo a fuoco ovviamente questi, eh, questo aspetto particolare, non tanto l'aspetto come direbbe, no, è stato Sgarbi qui la settimana scorsa, non tanto l'aspetto artistico, quanto l'aspetto proprio di distribuzione, l'aspetto dove andavano queste stampe, cosa, cosa hanno creato queste immagini, perché. Dobbiamo pensare che queste immagini sono state le antisegnane delle, delle televisioni. Dire, eh, I disegni si facevano, si facevano sulle grotte, no? quelle no? Le Altamira, eccetera. No? Si facevano sulle chiese o sulle case. Mh? Ma la, la stampa permette, a cosa? permette una larga distribuzione delle immagini perché permette a ognuno di noi, a ogni famiglia, di avere un santo magari o semplicemente chi aveva più soldi, magari anche di immagini religiose e permette anche poi nel, fra il 700 e l'800 tutto quello che eh, no, adesso si fa con Facebook, con, eh, con i social, permette anche la battaglia politica, la, la, la propaganda politica, no? I, i Napoleone piuttosto che gli anti-napoleonici, eh, i regnanti o altre situazioni politiche particolari. Bene, i negozi sono questi e questi sono i negozianti ovviamente, adesso noi raccontiamo questa storia, eh, eh, è un po' come quando noi adesso raccontiamo la storia degli de, 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 de immigranti che hanno vinto le medaglie d'oro, ci piace raccontare, in realtà poi bisognerebbe raccontare anche di quelli che sono affondati, quello che non ce l'hanno fatta, però è chiaro che la Gazzetta dello Sport, ma anche noi stessi, insomma, ci fa piacere raccontare <ride> la storia di successo, Fratto, non solo ci fa piacere, ma è anche più facile raccontarla, perché a parte qualche eh, non so, bollettino, eh, quando arrivano le notizie di qualcuno che è morto, arrivava la notizia al parroco del paese e troviamo morto in eh, XY paesino, no? arrivava magari la notizia dopo mesi oppure non arrivava come i dispersi delle guerre in Russia. Ovviamente chi ha fatto fortuna eh, documenta, ha delle foto, almeno a partire dalla metà dell'Ottocento, o comunque ha prodotto delle cose di cui abbiamo dei documenti, perché ovviamente fare storia senza documenti diventa più difficile e quindi è chiaro che chi è più ricco, chi ha fatto più fortuna, ha lasciato più tracce. Sotto, appunto, vedete alcune di queste facce sempre ritratte dal museo per via, vedete che ci sono alcuni ovali pieni, alcuni vuoti, perché nel frattempo si confida di trovare altre eh, documentazioni come è successo. Partiamo allora, per avvicinarsi, un po' allora, lasciamo perdere tutto il discorso in generale, iniziamo a focalizzarsi sul discorso della Russia, che è quello più affine al discorso dei Daziaro. Questo è un documento ad esempio importantissimo perché adesso qui si vede mh, poco, ma eh, eh, c'è cioè, comunque se, se prendete uno dei, dei, dei libri, appunto. Eh, è riprodotto in maniera più, più dettagliata e si riesce. Però insomma, sostanzialmente cosa succede? Nel Novecento? Siamo nel giugno del 1900 sono documentati circa 100 negozi o 100 negozianti tesini o anche balsuganotti perché lì c'è anche ospedalizzato in russia qui c'è un, un incontro che fa il pari con quest'altro documento che è il menu questo era il menu dell'incontro dura qualche giorno e questo non so, mi ricordo più che c'è scritto anche il giorno. Uno è del questo è il 27 maggio 18, 18, una settimana hanno fatto questo incontro del Novecento e invece questo è firmato giugno, primo giugno sempre del Novecento, ma sostanzialmente. Sono, e sostanzialmente questo è un menu, no? un, un pranzo offerto eh, da questo Alessandro Dazziano, di cui poi magari parleremo, no? offerto a Francesco Avanzo, Marchi, delle gioie eccetera eccetera e è anche interessante dal punto di vista del menù per dare uno spaccato come dire anche eh, eh, storico no? molto spesso i tesini, e eh, i trentini e soprattutto diciamo forse l'area più veneta del trentino ma insomma i tesini ma anche eh, in altre zone la borghesia era filo italiana e quindi erano i redentisti, e magari il popolo era invece più conservatore, diciamo questo. È interessante perché, non so, c'è l'antipasto, la russa, i ravioli in bronzo, ma poi c'è il fritto misto alla tesina, il salmone alla neva, il, fi il filetto di bue alla verdi, no? Verdi sappiamo tutto, insomma, no? che... eh, l'importanza: l'insalata alla trentina, eh, poi gli asparagi alla Remondini, il gelato di cima dasta, no? e poi tutto il resto. Quindi voglio dire c'era una certa sorta di, nostal di nostalgia di casa, era una, un, 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 un ritrovo. Qui appunto, ripeto, ci sono tutti questi nomi e, che è inutile che... Eh, insomma, avete capito che eh, la, 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 la faccenda ha un peso eh, significativo, non è, eh, non è di poco conto. Siamo nel 1900, no? a cavallo ormai... Siamo, se vogliamo, alla fine, alla fine di un'epoca, alla fine del, che precede il secolo breve, che precede anche il secolo di, della restaurazione, della pace. Insomma, siamo un po' con un passo quasi alla prima guerra mondiale. E qui possiamo passare alla storia di successo, la storia più, insomma, che magari eh, possiamo approfondire un pochino di più. Magari fino a qua. Questa è una foto straordinaria. Non sappiamo ancora chi sono, sicuramente fa parte della famiglia. Non si abbiamo trovato ancora tutti. No? Ma una nonna in carioa a sé, fenomenale. Cioè, questa nonna in Carioia, questa è la nonna. Però è una nonna in carioola che voglio dire: ragazzi, lì, lì non, è, non, è, non è. Non so se potesse essere un matrimonio, ma sicuramente lì abbiamo gente con la pila, come si dice. No, cioè, abbiamo gente da una gente che ha fatto successo, no? Questo furbetto in basso a destra è, è simpatico di, di un'eleganza. Sì, sì, quella è una, una, sì, molto una carrozzina con la ruota davanti, molto probabilmente è una, la nonna che non. per portare la nonna con, da qualche parte. Che quella è chiaramente una, una carriola insomma, adattata, se dico una, una carriola non da Malta, ma insomma, chiaramente. chiaramente. E quella, quella molto probabilmente è una casa che deve essere individuata in valle, però è una casa che deve. Che, eh, di, di, di un ritorno perché poi vedremo, eh, molti ritorni eh, sono documentati, poi vedremo ne, do, come e perché. Allora, questi sono i Daziaro. Nella fotografia iniziale erano, erano uguali, c'era quello di destra. Allora, a sinistra abbiamo Giuseppe. Eh, Giuseppe è il più vecchio, del 1806. Eh, Giuseppe è figlio di un Dale Mule eh, di soprano, una delle famiglie Dale Mule, eh, in tesino sono meno due soprannomi giunti fino ad oggi, quello è, è dalle Muldaziano che sposa una Pellizzaro, un Anna Pellizzaro di Pieve e eh, nel momento della trascrizione eh, quando eh, Giuseppe nasce, il parroco credo di Pieve almeno così tramanda eh, questa è una ricerca che ha fatto Sergio Muraro ehm, e lui dice, nel momento della trascrizione, il pieve dice, va via da Siaro, il parroco era nuovo, di Telve, mi pare, appena arrivato, e quindi insomma, scrive il cognome, cioè il soprannome, il posto del cognome, e il cognome diventa di fatto, no? eh, Sono casi abbastanza... Mh, mia nonna è Zanutto, ad esempio, e in famiglia, sono 14 figli, erano 14 figli, ce n'erano eh, tutti gli stessi fratelli, e uno aveva due N, uno aveva una T, uno aveva due T, quindi insomma... Sembravano neanche, quindi, sono cose che potevano succedere eh no, all'epoca. E quindi, allora, eh, Giuseppe, il, capo, il capostipite, è anche quello, diciamo così, il, eh, quello con più intuizioni commerciali. Sulla destra, Giacomo, più giovane di quasi dieci anni. Eh, quello che poi vedremo è forse il braccio operativo, è più giovane, è più intraprendente, è quello che corre di più per le Russie e anche per l'Europa, è quello che poi darà vita alla villa d'Aziano, che poi vedremo che sarà un altro elemento. Sotto ci sono due figli, no? eh, così, sono tanti, poi vi faccio vedere, anzi, vi faccio vedere subito l'albero genealogico. Qui non si vede un accidente, ovviamente, ma su, sul libro di Sergio si legge bene, insomma, si parte da. Liberale e poi Cristoforo, o Cristoforo e Anna Pellizzari hanno questi eh, eh, figli, già quelli che abbiamo visto prima. In realtà ne hanno altri. Eh, no? eh, Franceschino che si sposa mi pare a giugno e a settembre muore, eh, annegato nel grigno, c'è la lapide sulla chiesa di Pieve, e, eccetera. Mm, mm, vedete che lì eh, eh, no, non si sa più, ovviamente muoiono questi due questi tre figli eh, poi c'è il ramo diciamo Giuseppe che è quello sulla sinistra che arriva sostanzialmente e anche qui sarebbe una storia ma se abbiamo tempo ve la racconto dopo perché è interessante a un'Elena Elena Pimenov che è l'unica eh, l'ultima di cui sappiamo abbiamo notizie e che ci tiene anche forse a, a essere identificata come D'Aziaro perché gli altri li abbiamo un po' persi eh, beh, lì ovviamente ci, raccontare la storia di tutta questa famiglia sarebbe ovviamente già questo o, oggetto di serate e potrebbe essere che so, negli anni prossimi uno degli... dall'altra parte invece ed è anche la particolarità vedete che Giacomo è Giuditta Pivato mh? poi c'è ehm, eh, sotto c'è eh, questa eh, signora che vedete qui mh? che sposa Ondina Berenice Daziaro, diciamo così, è l'ultima dei Daziaro eh, da, della linea eh, di Giacomo, quello che abbiamo visto prima sulla destra, eh, che sposa appunto un eh, Antonio Gaudenzi, ovviamente. Quindi, eh, no, si tramanda quello adesso, no, stiamo parlando e ragionando di una fondazione o quello che è Villa eh, Daziaro Gaudenzi, perché ovviamente il signor eh, Antonio ha un. Un figlio che è, Antonio, che è Ettore Gaudenzi, che è, noi, qui in sala, abbiamo poi, eventualmente, un saluto alla signora eh, Gaudenzi, la signora D'Alessandro, che è no, eh, così la moglie, è stata la moglie, diciamo, in qualche maniera eh, del, del, di Stefano Gaudenzi, che è l'ultimo, vedete, questo qua, questo qua. E perché la sorella di. Stefano Alessandra eh, muore giovane, muore bambina praticamente eh, giovanissima, e quindi di fatto eh, in questa linea di, di, di ereditaria eh, le cose che adesso vedremo, andremo a vedere la villa e quello che essa eh, contiene arrivano sostanzialmente intatte. Questa è una particolarità importante dal punto di vista dello studio, dal punto di vista proprio emblematico, perché io ad esempio qua eh, vabbè, eh, vedo Vilma e eh, mi ricordo che la sorella, mi diceva no, qualcuno, qualche nipote, a volte buttava bauli della eh, discarica, oppure magari è chiaro che se la villa fosse, so, so stata, appart fosse appartenuta a, a Giuseppe in mezzo a quel quella cosa lì sarebbe stata un po' più difficile conservarla così come ci è, arriva, è arrivata. Quindi in questo, in questo modo, insomma, per queste ragioni no, che vediamo qui, eh, come abbiamo detto qui, la, la, la parte diciamo, della storia di Giacomo è, è, arriva la villa e le stampe in maniera eh, che vedremo. Alessandro è questo qui. E forse no, no, non l'unico, ma è quello molto... ha ehm, una vita molto curiosa, perché poi ritorneremo anche alla fine, una slide alla fine, perché questo è quello più scatenato dal punto di vista dell'irredentismo. Questo partecipa all'epoca all di Bezecchia, all'epoca di, di, di Garibaldi, di Obedisco, eccetera, eccetera, partecipa alle lotte garibaldine, eh, non contento ripartecipa nuovamente anche alla battaglia di Primolano del 66 della terza guerra di dipendenza, quella che abbiamo vinto perdendo tutto, abbiamo, vinto, abbiamo perso due battaglie, abbiamo vinto la guerra e abbiamo acquisito il Veneto, anzi i, 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 i prussiani dato, cioè gli austriaci ne hanno dato i prussiani che poi l'hanno dato per gli accordi internazionali. Però Alessandro, e questa è una notizia ad esempio di questi giorni che ha trovato sempre Murano che sta facendo eh, ricerche in tal senso, non, lui era stato, durante il era stato eh, riconosciuto e quindi avevano, non poteva tornare in patria, perché la patria allora per, 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 per noi per chi abitava qua era ovviamente l'Austria ma partecipa alla battaglia di Primolano la battaglia di Primolano gli italiani riescono ad arrivare fino a quasi a Levico non riescono ad arrivare a Trento e lui eh, che era tenente si fa, insomma chiede il permesso, sale dal muredo o comunque da, 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 da cinte insomma, comunque sale lungo il grigno e viene a fare una visita a, a, a Pieve, insomma, in tesino, viene accolto eh, e poi rientra nei ranghi e continua la sua guerra. Ma sarà l'unica volta che riuscirà a tornare eh, e lui morirà in Russia, fonderà ad esempio in Russia sarà fra i fondatori della società di Beneficenza e fra quella che è stata diciamo l'antisegnana della società Dante Lighieri. Voi sapete che dopo l'unità d'Italia, Gesù e Carducci, insomma per la cultura italiana, per la lingua italiana, eccetera, eccetera, decide di creare quello che adesso sono le società Dante Alighieri, che sono di solito negli istituti italiani di cultura al mondo, e, e Alessandro D'Azziaro è eh, per lungo tempo un vicepresidente, no? E voi pensate, era un suddito asburgico, i negozi di D'Azziaro a Russia avevano la bandiera eh, Sabauda, insomma, Sabauda, la croce Sabauda. No? E, e, insomma um, un po' impensabile adesso, no? un po impensabile. E, e ovviamente anche un promulgatore della cultura, eccetera, eccetera. Quindi insomma, allora, questo abbiamo già visto. Ecco, um, perché ottiene successo questa ditta? No? Prima abbiamo capito le ragioni per cui, eh, come dire, molto... Eh, noi abbiamo un patrimonio veramente, la, la signora Elvira ha un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, cioè, unitario, perché? Perché? Ma perché hanno ottenuto tanto successo? Perché sostanzialmente, nell'ottocento queste erano le stampe russe, i famosi Lubok, sono praticamente, infatti, nell'Ottocento, eh, già a fine settecento, cioè, le stampe di Remondini, per carità, sono belle, sono importanti perché sono antiche, sono però nell'ottocento è come. È, è, è come avere la, la 500 con la doppietta e, e, e avere la Ferrari dal punto di vista automobilistico. Quindi dal punto di vista delle stampe, queste sono le stampe che sono un po' simili a quelle, sono colorate un po' a, così, alla, oh, insomma, ehm, sono stampe grossolane, grossomodo. Quali erano le stampe invece eh, che andavano ad esempio, in, qui non so, vedete sulla stampe d'arte. In Europa c'erano il Dürer. Le, le, le immagini delle città erano fatte così, anche se facevi delle immagini popolari vedevi che le stampe erano fini, erano litografie, erano qualcosa di assolutamente, eh, come dire, eh, raffinato, no? è, è come se eh, noi bevessimo, a me piace fare i paragoni con il vino, che è una cosa, che capisco qualcosa, insomma, come bere Clinton e bere lo champagne, insomma a un certo punto a volte va bene anche al clinto, ma insomma preferisco lo champagne. E, e anche gli stessi, eh, come dire, regnanti, eh, borghesi, eccetera, che si fanno ritrarre, beh, questo è, è un, un ritratto fatto bene, una stampa fatta bene, l'altro è un... E allora qual è l'intuizione della ditta d'Aziaro? L'intuizione della ditta d'Aziaro è quella di, adesso qui non, vabbè, sì, di ritrarre no, questa... Uh, i, per, I paesaggi, come così Roma, eccetera, eccetera, no, le città russe, gli scorci russi, i monumenti russi con una qualità occidentale. Ti vendo: voglio dire, no, eh, ti vendo la maglietta di Benetton. Ti vendo la maglietta di, eh, con il taglio, con la moda eh, di Armani. Mm? Questo è un libro che vedete lì al centro. Poi, non, eventualmente, altre curiosità oppure. L'altro elemento molto importante è che ritraggono, appunto, abbiamo visto no? la vita del popolo, mm? ritraggono sicuramente carrozze, nobili, eccetera, eccetera, ma ritraggono situazioni abbastanza popolari, mm? costumi. Qui, ad esempio, eh, poi vedremo: no? è importante in questa diapositiva, da, da dove vengono queste informazioni. Queste informazioni vengono da. Da, appunto da Giacomo, da quello della villa, quello di destra, che si fa questo po' di viaggi, questo ad esempio è quello documentato, lo abbiamo documentato nel copia lettere di cui parleremo dopo e quindi va a vedere queste, queste situazioni, va a vedere le fiere, no? cioè, è interessante anche dal punto di vista di mar del marketing, no? del pre-marketing, va a vedere le fiere, capisce cosa va, cosa non va, si porta con sé. Non c'è ancora il fotografo. Adesso, a dire il vero, Daziaro si fa venire una delle prime macchine fotografiche da C'è una lettera, 40-41, che scrive: Ho saputo che a Parigi c'è questa cosa, mandamene una, mandamene una che vediamo cosa possiamo fare. Ecco, da Ziaro, eh, Giacomo va in giro con degli artisti e ritrae paesaggi, personaggi. Calmuchi, Cosacchi, il Don ghiacciato, cioè stampe famose, e poi ne fa delle stampe. Fa delle stampe che vende. Ovviamente, se le vendi, se vai in giro con la cassella, le cose si stropicciano, si, si, si perdono di qualità. No, se ti viene uno per casa, ok, folletto sì, ma insomma tu mica copri il vestito di nozze o da sposa. No, vai in un negozio. Se hai il negozio, se hai uno di questi negozi, sono tutti negozi d'aziale di vari periodi, insomma la merce acquista valore. Bisogna sapere no, dove metterli, in quale città, in quale posto, in quale corner. E queste sono tutte cose che... Eh, eh, su, su queste cose Giacomo eh, e soprattutto Giuseppe è sveglissimo, poi ne, ne torneremo. Qui abbiamo due stampe molto importanti, queste le abbiamo fatte vedere anche a Sgarbi la settimana scorsa, queste sono di mille dimensioni anche... questo è il negozio d'aziaro del Mosca, questo è quello eh, importantissimo, forse il più importante, quello che ha segnato in qualche maniera la storia eh, dei Daziarov, e questo e, e qui eh, poi vedremo in, in questo documento che poi, di cui poi parleremo in queste lettere in queste 400 lettere conservate nella famiglia ovviamente con grande eh, cura eh, viene la prima lettera eh, siamo nel 38 maggio se non mi ricordo male e lui scrive mi pare a, a, alla moglie a Mosca e scrive, perché si era spostato a San Pietroburgo, dice: A San Pietroburgo, Mosca era la vecchia capitale, ma San Pietroburgo è la capitale nuova. Io mi metto con Dantrozzo, prima e da solo, poi di fronte al Quirinale, mi metto, cioè, mi metto di fronte a Versailles, mi metto di fronte al luogo del potere, e quello lì è il palazzo d'inverno. È il palazzo d'inverno, e quindi tutti, tutti lo possono vedere, da lì. Per, a, per decenni passano davanti i più grandi eh, artisti, eh, letterati, Tostoi, Pushkin, no. lo stesso negozio diventa il luogo eh, come dire, della, eh, della cultura occidentale in Russia. Dentro in quel negozio si riunisce tutta la borghesia per la prima rivoluzione, quella del 1905, e Kerensky faceva le riunioni all'interno di questo negozio. Diventava un luogo dove trovarsi per parlare di cose belle e nel frattempo anche cospirare. Dice: bisogna cambiare qualcosa. Guardate, insomma, guardate che le monarchie in Europa fanno così, così e colà, eccetera, eccetera. Quindi diventa anche, da questo punto di vista, interessante. L'altro aspetto. Di successo, quindi non solo i negozi, non solo la qualità delle stampe, è la eh, beneficenza, cioè quello che noi oggi chiameremo marketing eh, sociale o marketing relazionale. Cosa fa? E questo lo dice benissimo questo libro. Questa è la copertina del libro di cui parlavo prima con Claudia, che non è stato ancora tradotto. Qui vuol dire insomma Mosca e dintorni nelle litografie di Giuseppe Daziaro, che dentro è nominato nel benefattore Giuseppe Daziaro. È un libro che non è stato ancora tradotto in italiano, abbiamo delle traduzioni un po' così da Tilo scritte, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente è fatto da. La cosa interessante di questo libro è che viene stampato dai russi senza che nessuno di noi lo sappia, così come abbiamo visto, c'erano state delle mostre, delle mostre a Mosca, a Kazan, in altre città russe che parlavano di daziaro. Ma se le sono fatte loro perché appunto le stampe di Daziano parlano di loro, non parlano di noi, parlano di loro, parlano della storia russa. E dentro questo libro, che, eh, che poi è eh, dentro queste stampe, che, eh, che contiene molte stampe che la famiglia eh, possiede tuttora, ci sono appunto le, le vedute della nuova Mosca dopo eh, la ricostruzione, dopo il disastro napoleonico. E, e, e la metà dell'Ottocento come no, ad esempio pensiamo a Parigi, grandi boulevard eccetera eccetera questo le documenta ma eh, diciamo però stiamo parlando di beneficenza questa non è beneficenza la beneficenza come la fa tanto lui fa stampe che sono di queste dimensioni stampe diciamo formato a quattro e stampe da quadretto no? eh, ovviamente hanno prezzi diversi perché hanno caratteristiche diverse difficoltà diverse però lui destina una parte del, del prezzo di vendita, a seconda della dimensione, destina all'orfanatrofio di eh, Mosca. Un po' una specie di, del vecchio di, 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 di Agordo, no? che, che fa delle azioni di eh, aiuto alle famiglie, alle asili, eccetera, eccetera. Lui lo faceva nei confronti del... e lo fa per decenni e questo viene riconosciuto no? da, dai russi, tant'è che appunto dopo... Lo dico adesso che poi magari mi dimentico, quando crolla tutto, e poi vedremo nel 1917 e poi quindi nel 1918 finisce tutto, la rivoluzione, sappiamo, insomma, addirittura tutti i negozi, i borghesi vengono imprigionati, bla bla, bla, vengono imprigionati anche gli ultimi commessi dell'azienda, dell eh, l'ultimo direttore o l'ultimo proprietario, che fra l'altro è un altro eh, eh, signore tesino, Anto eh, Angelo Frattini. Um, viene imprigionato, ma c'è un intervento di quello che noi diremo: insomma, il ministro della cultura Luna Ciarski, che scrive alieni e dice: Guardate, liberate i tesini, perché i tesini hanno fatto questo, questo e questo. Hanno fatto beneficenza, hanno fatto il bene del popolo, hanno ritratto storie del popolo. Non hanno ritratto solo i, i sono stati dei benemeriti e quindi liberate, cosa che è avvenuta addirittura Frattini rimane per altri eh, quasi vent'anni, fino al 38, e diventa console, poi questa è un'altra storia, e, e diventa addirittura console, poi con Stalin, insomma capisce che qua le cose si mettono male, la guerra le porta, e lui anche a una certa età decide di tornare prima a Castel Tesino, poi eh, a Milano dove morirà. Eh, allora, tutte queste informazioni... Altra cosa importante, allora queste ragioni del successo, poi discutiamo, insomma sono sostanzialmente tre. Queste informazioni qua sono contenute in quello che dicevo no, prima, in questo specie di librone, libretto, sono 400 lett sono scritto, no, pagina, scritto, uh, lettere, sono c'è scritto qui la prima pagina, c'è scritto copia lettere marzo, sì, quella prima lettera, marzo 1938 e poi e poi e poi. E poi. I lettere sono sostanzialmente chi ha fatto il militare o, o, o chi si ricorda di una volta, ehm, non come adesso che c'è il computer, tu sbagli, butti via i bocci a scuola. Casi, no? Una volta uno prima faceva la minuta, scriveva così, 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 poi prendeva. Il foglio lo scriveva bene perché erano anche costi, perché erano anche Q, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, sono le brutte copie, no? le, le, le minute delle lettere dove diceva scrivi questo, a... tant'è che appunto ogni tanto ci sono, vedete, Parigi, cioè, quindi c'è eh, a chi va indirizzata, no? di solito a chi, eh, poi c'è a chi va indirizzata, poi c'è la data, di no? sopra lì, eccetera. e poi c'è il testo della lettera, cioè, poi tira una riga e ne scrive un'altra, cioè, ma non è che ogni foglio ha una... quindi una cosa di questo genere. E quindi questo è molto importante per avere tutta una serie di informazioni. Dentro qui c'è di tutto, cioè la ci sono, ovviamente è una gran confusione perché sono 400 lettere che scrive la mamma, la zia, i fornitori, quindi va fatta un po' di, di organizzazione. Però è interessante, interessantissimo dal punto di vista storico. Poi l'altra cosa, abbiamo visto le stampe, abbiamo visto la storia e passiamo alla villa. La villa la vedete tutti, almeno dal cancello chi è stato in Tesino passa, non si può non vedere andando a Castel Tesino subito dopo Pieve sulla destra si vede questo edificio. Adesso qui è nei suoi momenti di gloria, adesso magari è un po' chiusa, ma qui era durante proprio uno di questi convegni che ha permesso di eh, siamo, credo, non, credo sia quello del 2001, se non sbaglio, 2000, quello quando sono venuti questi studiosi prima di questo convegno dicevo prima eh, c'era stato questa studiosa tedesca del Museo delle Culture Europee, la Vania Pischke, che era una vecchietta di 80-90 anni, che ha lasciato poi, è una collezionista eccezionale, aveva lasciato 80.000 stampe al Museo di Berlino, e, il Vania, e loro facevano queste riunioni, a un certo punto lei era una grande, conoscenza, anche lì avevano organizzato all'interno del Museo delle Culture Europee a Berlino una stanza, tutte le culture europee no? quindi ceramiche, figlie, eccetera. E per le stampe avevano dedicato anche una, stampa, una, 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 una stanza alle stampe italiane. Le stampe italiane erano rappresentate dai Raimondini e dai Tesini, che loro non sapevano poco niente, sapevano che questa storia non sapevano, li hanno vestiti un po' da meridionali, a dire il vero, sembravano più siciliani che tesini, però lei sapeva che i tesini avevano svolto un ruolo importante nella distribuzione della Germania e quando viene a Bassano dice io voglio andare a Intesino, allora Tassotti eccetera eccetera e altri amministratori di Bassano dice organizzateci un giorno e questo è quel giorno, che credo sia stato proprio diciamo molto importante anche per la realizzazione del mondo, per capire questo importo. Allora questa villa nasce da questo negozio, prima vi ho fatto vedere, ho detto che i negozi erano quattro, vi ho fatto vedere eh, quello di, di Varsavia, non abbiamo testimonianze questo è il negozio di, mh, si vede male questa, questa foto, ma insomma questo è un negozio di Parigi, a Boulevard des Italiens, più o meno vicino al Café della Paix, Sant'Agostin, eh, ci sono ancora una sutta nazoriera di, eh, di negozi d'antiquariato, qui c'era un negozio di, eh, ehm, dei daziaro, daziaro a un certo punto dice non, facciamo, non, non li facciamo a Vienna, non li facciamo in Germania che noi siamo il posto migliore che fanno più, o andiamo a Londra, ma una o andiamo a Parigi. A Parigi c'erano i Tessaro, c'erano già altri, eh, come San e si appoggiano, inizialmente si fanno fare i Tessaro, poi decide Giacomo di andare ad aprire que... per essere lì, dove le Mercier, dove gli altri eh, eh, tipografi importanti facevano le stampe di grande qualità. E allora aprono questo negozio, a un certo punto però Giacomo ha 40 anni, quasi 50. Eh, i due a una certa età, dice, mi sono un po' rotto le balle, torno, torno a, a casa. C'è una bella lettera di, di, eh, di Giuseppe che scrive alla mamma e dice, sì mamma, qua è bello, bello, sta andando bene, però mi sogno di andare in Sidana a, a, a tagliare legna, a tirare col, col picco, perché qua è una giornata così. E qualche volta vengono, perché vuol dire, in quei 12 anni vengono parecchie volte, e, e, e tornano in tesino. Allora decide di eh, fare una villa dove ritirarsi, dove investire, diciamo così, i propri. E decide di fare questa. Questa è una foto, prima ancora dell'Ottocento, quindi vedete qui i tetti piatti, mh? vedete la torretta che adesso non si vede quasi più perché dopo il 1911, dopo l'Expo di Torino, eh, uno dei Gaudenzi, l'ingegner Gaudenzi che ha sposato Ondina decide di fare... I, 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 il tetto spiovente, insomma, seguendo la moda, anche perché questo dava ovviamente dei eh, problemi. La neve, delle, la neve, diciamo così, delle Alpi, un po' più pesante di quella della Russia. Chi è stato in Russia insomma, sa che la neve è che sempre, no? perché a Mosca è sei mesi, in... però è una neve. Come dire, fine, è talmente freddo, mentre qua è una neve pesante, quindi creava dei problemi. Qui c'è un po' una commistione tra lo stile della Villa Veneta con le barchesse, eccetera, eccetera, il nucleo centrale, e un po' la dacia russa. Se l'è disegnata, se l'è fatta, se l'è costruita, ha chiamato le maestranze, si faceva i mattoni no, eh, lì, eccetera, eccetera. Quindi eh, è interessante per questo. Questo, ecco, questo è un altro aspetto. Un'altra cosa importante che dovremmo fare ricordare fra tre anni che saranno i 150 anni della... non dell'inizio, perché i lavori iniziano nel 65-66, eh, ma della conclusione dei lavori che è del 1874, quindi nel 24 saranno 150 anni della villa. Queste storie, poi qua ormai abbiamo veramente finito, poi eventualmente se avete altre curiosità, non, non vorrei... Queste storie, scusate, ecco qua, dov'è qua? È, 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 se vi conviene andare a vedere, eh, se potete, a Trento questa mostra. Questa mostra, è eh, quella di Angelo Frattini, racconta un po' la fine, però racconta anche tante altre storie. È una, è una mostra molto eh, carina, fra l'altro, eh, che, che ha organizzato Nicola Sordo, che ha eh, fatto questo, questo via tre viaggi. È una, storia, è una mostra interessante perché è, è bella perché l'hanno fatta i ragazzi. Lhanno fatti i ragazzi gli artigianelli e dà un allestimento eh, gradevole, non è quelle mostre no, quadri alle pareti. No. È veramente piacevole. E, e, e uno passa un'oretta a Palazzo Trentina, la mostra è anche gratuita. Sapete, Palazzo Trentini è qui là, in via Manci, insomma, dove c'è la sede del consiglio regionale. E qui un po' tutte queste storie. Ecco, diciamo che attualmente è questa la mostra che ci dà ci dice un po' di queste cose. Allora, qua non so se, eh, ma insomma credo che sia importante, visto che anche registriamo, dire anche queste cose. Allora, adesso tutti dicono, anche, anche prima il sindaco, ma allora questa fondazione, no? Eh, eh, cosa stiamo facendo? Cosa possiamo fare? Cosa vogliamo fare? Cosa vorrebbe fare eh, la proprietà? Voi avete visto che eh, sulla colonna di destra il ramo, diciamo, Giacomo, eh, non ha eh, più figli, non ha più eredi, N non, eredi diretti, perché ovviamente no, ci sono... Però insomma, volontà del, eh, dell'ingegnere Gaudenzi, di Stefano Gaudenzi, di Steno, come lo chiamano gli amici, era quello di... Eh, riservare, dedicare, lasciare questo patrimonio che appunto come abbiamo visto è immobiliare ma anche materiale ma è anche storico, esemplare, purché vengano perseguite queste finalità. No? Curare i rapporti storici con, con la Russia, no? grazie alla provincia, ai soggetti nazionali, internazionali, eccetera, eccetera l'apertura della villa perché possa essere fornita e la custodia delle stampe. No? E quindi ci sono queste le volontà. Adesso si sta lavorando su questa um, volontà e si sta lavorando anche su, eh, diciamo così, su, su alcune cose. Alcune le abbiamo già dette, no? l'edizione del testo, adesso qui vabbè, un, potremmo andare a vedere, ma insomma eh, l'avete visto prima, l'edizione eh, di un copia lettere. Le celebrazioni del 150esimo della villa di cui abbiamo appena parlato e poi, e poi altre cose, le ricerche in Russia, perché come dicevo prima, una delle co uno dei problemi più grossi, non solo di Daziaro, ma anche di altri, come, come ad esempio non so, i buffa ad Amsterdam o a Metz, eccetera, è che molto spesso le informazioni sono lì perché lì hanno aperto i negozi, lì hanno chiesto le autorizzazioni, lì molto spesso sono morti. No? Lì molto spesso. E quindi bisogna necessariamente fare delle ricerche, in questo caso in Russia per lo più, oppure negli altri stati, in, maniera, in collaborazione con questi istituti che vi dicevo prima. Oppure, ad esempio, anche un film. Io avevo proposto, non so neanche più quanti anni fa, no? questa è la prima pagina del Sole 24 Ore, quello domenicale, quello culturale, in cui schiedevano dei soggetti per i film affascinati. Allora ne scelsero, mi pare, 4 o 5 quello in giallo non si legge, ma è quello che eh, ovviamente avevamo proposto noi come Centro di Cultura, che era quello appunto della storia di, ovviamente vera, come fanno adesso vanno di moda no? i film storici, dove c'è un fondamento, l'80% di verità, di inquadramento storico, quindi tutte le vicissitudini di Alessandro, eccetera, eccetera, e il desiderio di seppellire il padre in patria. No? Cosa che eh, riesce solo dopo, ovviamente, l'acquisizione la, uh, uh, del Trentino all'Italia. Giusto, sbagliata che sia, ma insomma, questo, uh, no, uh, uh, così è. E, e quindi questa è un po' la storia. E, e quindi questo, insomma, questo era il soggetto, ed è stato, uh, come dire, in, di, um, uh, in qualche maniera diciamo, premiato eh, con una citazione e con un suggerimento. Fra l'altro, appunto, nella mostra che ho detto prima, quella mostra di cui adesso c'è a Palazzo Trentini. È stato fatto anche un piccolo docufilm che è già in visione, che sta per essere ultimato, è stato in visione anche a qualche istituto russo ed è stato, credo, abbastanza apprezzato. Perché io credo che questa storia veramente si presti a una serie di letture e, e di azioni straordinarie.